It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Carissimi, finalmente ci siamo. Il Natale è alle porte e io certo non potevo non regalarvi uno speciale tutto dedicato alla festa più bella dell'anno. Ebbene, cominceremo da Pavia, dove vi presenterò un po' di questa piazza con i suoi mercatini, con le persone che girano intorno e poi con un bellissimo laboratorio artigianale del quale tra poco vi parlerò. Ci sposteremo poi a Castelnuovo Scrivia, dove andremo ad imparare come si fa un presepe. E poi via Vigevano per i dolci natalizi, gli alpini, la casa degli elfi, insomma tutta una puntata improntata sul Natale. Inizio già a farvi gli auguri che sia un Natale sereno, ma intanto mettetevi comodi e gustatevi questa puntata di Dillo in Tour speciale Natale. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Ed eccoci con Lella. Lella sta per... Antonella. Antonella, brava Antonella. Cosa preparate qua voi per i passanti? Noi per questo Natale 2017? Coltiviamo i fiori e li facciamo seccare e poi lavoriamo la terracotta e facciamo tutti i vasetti, finestrelle, cuori. Li coltivate voi proprio? Sì, li coltiviamo da seme e tutta l'estate, poi quando non sono aperti del tutto si raccolgono, si mettono la testa in giù. E al buio e poi quando sono pronti facciamo le composizioni. Che pazienza, bravi! Da dove venite? Siamo Certosini, siamo di Pavia. Di Pavia proprio? Sì. Oh, buon Natale, eh? Dai, buon Natale anche a voi. Che poi il regalino artigianale piace sempre, una cosina piccola, che sì. Soddisfa tutti. C'ho anche un VIP, perché lui quando non è qui, che poi parliamo del valore della carta nel Natale, però è uno dei tre Urluk. Dei tre Urluk. No, ma perché è mattina? Vabbè, buongiorno allora. Allora, ma come mi saluterebbero i tre Urluk la mattina? Buongiorno, buon Natale, e state bene, bevete, festeggiate, basta. Basta, sei salvata così in cor. Senti un po', ma adesso seriamente facendo, visto in tutta sta tecnologia, secondo me è bello un banchetto così, che sì? Ci riporta un po' quel valore dello scrivere. Andiamo indietro quindi. Andiamo indietro. Andando avanti sempre lo stesso. Ovviamente. Comunque con i nostri propositi. Il bello qua è che si scrive ancora con le biro e non con il ditino. È una cosa rara. È una cosa rarissima. Sì. Vabbè, agende, quaderni, abbiamo un sacco di cose buone. Ma che belli, ma li fai tu? Questi non posso dirlo perché sennò poi lo vai a dire in giro, diventi ricco come me. Hai capito, lo sapevo io che finiva così. Uè, buon Natale, stammi quindi, grazie, bene. Grazie, grazie a voi. Salutami il resto della compagnia, poi ci vediamo. Seguiteli, Triur Luco che fan pelare. Vai, buone feste a tutti, bravo. Comunque, grazie. Buon Natale, buona. Andiamo avanti. Andiamo avanti. That will make them ring is the carol that you sing right within your heart. E in piazza non è che può mancare la Croce Rossa. Come ti chiami? Elisa. Timidissima Elisa. E di qua c'è? Andrea. Molto piacere. Cosa avete preparato per i passanti? È un banchetto per vendere i calendari e i panettoni di Croce Rossa. Ecco, tutto il destinato va? Va per comprare nuovi materiali o... utilizzare le ambulanze, nuove ambulanze. Bravi, perché fate un bel servizio, non ce lo scordiamo neanche a Natale. Ma questo panettone è buono? Sì, buonissimo. Si vede. Fammi vedere un po' il calendario, vai. Andrea, sfogliacelo un attimo, facci vedere che cosa avete messo in questo calendario. Ci sono le foto che sono state fatte durante l'anno, durante le varie manifestazioni. Quindi raccolti beneficenza, le raccolte alimentari. Bravi, nonostante il freddo, perché qua adesso è mattina. Ovvio. E fa freddo, la Croce Rossa c'è, bravi. So delightful, and since we've no place to go, let it snow, man it doesn't show signs of stopping,
and I brought me some corn for popping. Oh, tu sì che mi vai a impersonare proprio il Natale. Il Natale è il dolce. O no? Certo. Come ti chiami? Alessandro. Ciao Alessandro, da dove venite voi? Romagnese. Romagnese. Oltre Po Pavese. Bravo. Senti un po', qual è la specialità di casa? Specialità di casa, la nostra, è la torta sabbiosa. Ah, guardala qua. È questa qua. Me la ricordo la sabbiosa, sì. È tutta bella sbrisolona, bravo, diciamo così. Bravo, bravo. Eccola qui. Con cosa si fa? Cosa ci si mette dentro? È fatta di pasta, ma fuori bella... bella secca e dentro bella morbida. Bella morbida. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going. Pancia piena, adesso ho un appuntamento qua. All the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me. Benvenuti alla bottega dei paratici. Oh, qui abbiamo Cristiano, zio Burp di Pere Pepe. Pere Pepe. E qui c'è la mamma, che si chiama? Eugenia. Eugenia, molto piacere. E c'è già qualcuno che sta partecipando al laboratorio. Sì. Ciao, sì. Li salutiamo perché vedo che abbiamo le mani qui pronte nel disegno. Perché siamo venuti qua? C'è un bel motivo. Perché Pere Pepe è un progetto che comunica la musica e le storie, e oggi qui siamo a fare un laboratorio artistico, quindi io in queste occasioni porto mia mamma, che è un'ex professoressa di disegno, che chiamiamo Nonna Nena, e che ci ha aiutato a trasformare il progetto di Pere Pepe da canzoni a tutto tondo in creazioni a tutto tondo. Noi normalmente facciamo soprattutto spettacoli teatrali e laboratori musicali a base di musica e storie, e con la collaborazione preziosissima della nonna aggiungiamo la parte artistica. Oggi siamo qui alla Bottega dei Paratici, che è un posto molto carino, molto piccino qua in centro a Pavia, dove veniamo tutti i sabati mattina prima di Natale a fare laboratori artistici con i esatto, bambini. Anche perché soprattutto poi i laboratori artistici di questo periodo vanno benissimo, perché cosa c'è di più bello che farsi un regalino tra di noi fatto con le nostre mani? Da quando avevo 13 anni credo di aver cominciato con i cartoncini d'auguri, allora poi non c'erano i messaggini e si mandava. Una volta era fondamentale questa cosa. Quindi qui facevo tutti i bigliettini, poi i regalini per le amiche, poi per i nipoti, poi. Questi li abbiamo fatti la volta scorsa, questi li avevo fatti io per far vedere ai bambini che cosa potevano fare. Ma che bel pensierino da mettere sotto l'albero! E hanno deciso di appenderlo all'albero, sì, sì. Siccome tutto questo si chiama, tutto il progetto si chiama Pere Pepe, queste sono dei Pere Pepigne, delle Pere Pepigne, personaggi del nostro Prese Pepe, capito? Del Prese Pepe, sì. E quindi le Prese Pepigne del Prese Pepe. Sì, ecco. Tanto per dire, e quindi a dire la verità, io è un po' di tempo che lascio tutte queste cose alla mia consuocera. La sua consuocera. Che è bravissima. La salutiamo, la consuocera. Che è bravissima, che fa delle cose splendide. Ecco. Vabbè, comunque il succo del discorso è che musica, progetti, bambini, laboratorio, mani in pasta, tutto questo fa famiglia. Tanto Natale. Sì, fa tanto Natale, ecco. Meno male che c'è. Piccola, tu divertiti, tra un po' arrivano un po' di amici. Io direi di fare una bella cosa, di ascoltare un po' di musica. Jingle, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh. Let your heart. From now on, our troubles will be out of sight. Bene, ora di salutare Pavia e ci spostiamo a Castelnuovo Scrivia, dove ci insegneranno a fare il presepe. Ma qui torniamo più tardi perché ho un'ultima sorpresa per voi da Pavia. Adesso però venite con me. From now on, our troubles will be miles away. Oh.
golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years. Ed eccoci giunti nella piazza di Castelnuovo Scrivia. Guardate che bella atmosfera natalizia, che poi è il trend union di tutto questo nostro speciale di Dillo dedicato al Natale. Perché sono venuto qua? Perché si parla di presepe, nello specifico del presepe vivente di Castelnuovo, uno spettacolo imperdibile, e sono qua per presentarvi tutte quelle persone che ogni anno si adoperano per realizzare questo presepe vivente di proporzioni epiche. State lì. Christmas now. Ed eccoci in compagnia del gruppo volontari del presepe, perché qua nel cuore di Castelnuovo Scrivia, tra un po', tra qualche giorno esattamente, il 24 di dicembre, verrà inaugurato uno splendido presepe vivente. E allora perché siamo venuti qua? Perché oggi vogliamo dare anche valore a tutti coloro che si adoperano per queste manifestazioni, perché qua dietro c'è un grandissimo lavoro, e non è soltanto un lavoro di attori e quant'altro. È proprio un lavoro tosto, perché tutta questa struttura va tirata in piedi. Prendo lei come portavoce, si chiama? Francesco Apollara. Lei è il regista, mi hanno detto, dell'iniziativa, il regista. Siamo, lavoriamo qui, via. Allora, intanto una parola, mi racconti il vostro gruppo, perché siete un bel gruppo tosto. Sì, siamo un gruppetto, come si vede, qui vicino, unite, che siamo... Diciamo, ci mettiamo 3 mesi a fare il lavoro. E... 3 mesi a fare i lavori. Per costruire. Per costruire. Poi 2 mesi per smantellare. Ah, 2 mesi poi per togliere. Quindi tutto, sono, giusto? Sono 4-5 mesi di lavoro che noi facciamo qui, il volontariato. Il presepe inizia il 24 e si conclude? Il 7 di gennaio. 7 di gennaio. Ecco, allora, innanzitutto siamo qua per invitarvi. Venite a visitare questo presepe perché è bellissimo. Quanti personaggi ci sono in questo presepe? E ogni casettina ha i suoi 2 o 3 personaggi, ecco. Sempre, tutti gli anni è così. Quindi a parte i grandi classici, ovviamente Giuseppe, Maria, Gesù, Bambino. Naturalmente poi... però nelle feste sì. Non tutti ci sono e allora c'è il ricambio, quindi i personaggi devono essere molti, perché qualcuno magari va a fare le ferie alla settimana bianca e non c'è in quel periodo lì, no? Ecco, e allora bisogna avere i ricambi, perché qui bisogna essere sempre presenti. Ma immagino che sia poi un iniziativa alla quale partecipa un po' tutto il paese. Lei come si chiama? Altro Luigi. Luigi, grandi, sì. Giovani, bambini. Di tutte le età, di qua, tutte le età. Sicuramente. Tipo lei che ruolo mi fa durante il presepe? Io sono un po' un jolly, dove manca qualcuno io vado a sostituire. Il falegname piuttosto che... Esattamente, ecco. esattamente. Quindi... Di personaggi ce ne sono tanti, come comparse si parla circa almeno più di 50 comparse. 50 comparse. Cosa, ogni casettina sono circa una quindicina di casette, dove ognuna ci va i vari mestieri, con minimo 50 personaggi, ecco, di chiamiamoli attore, chiamali come vuoi. Chiamiamoli attore, perché diamo attori. Ormai siamo attori. Ormai. Attori in tutti i sensi. Chiedo anche a lei una domanda, lei come si chiama? Massimo. Quanta gente viene qua tutti gli anni? Tantissima, tantissima. Si forma una colonna fuori dal cancello impressionante. Ecco. E cambia veramente il volto a tutto il paese. E perché poi tra l'altro ci sarà in giro buon cibo, buona musica, atmosfera natalizia, vin brûlé. Siamo alla 22esima edizione. Sì. 22esima edizione. Sì. Bravi, possiamo. Bravi. Speriamo che venga tanta gente a visitarci. Diglielo, venite a Castelnuovo Scrivia dal 24 al 7. Allora, 24 dalle 9 alle 11:30. Ok. Poi altri giorni facciamo il 26 dalle 3 alle 18. Tutte le altre pomeriggio sempre alle 18, dalle 3 alle 18. Perfetto. 26 il primo, il 6 e il 7. Ecco. Oh, se vi serve un bue, un asino, noi ci abbiamo. Io ho un sacco di personaggi da proporre, anche io stesso potrei venire a fare un Gesù Bambino un po'.
Stempora... Ecco, ma il bambino vero non c'è, perché purtroppo fa freddo. Certo, una certa fa freddo anche allora, i bambini. Allora quella mettiamo... così, bravi, molto molto bene. Allora, adesso io vi saluto, perché adesso mi vado a fare anche un giretto nella chiesa con il signor Rossi che mi accompagna, perché anche in chiesa avete allestito un bel presepe che vogliamo far vedere. Bel presepe meccanico. Andiamo a parlarne insieme, però concedetemi, fatevelo voi come se ve lo stessero facendo gli amici a casa. Fatevi un bel applauso, perché il lavoro va premiato. Mi raccomando, dal 24 al 7. Urra! Adesso vi faccio vedere un po' di immagini di come verrà bello. Guardate, queste sono le immagini dell'anno scorso. Spettacolare, dal 24 al 7. Loro vi aspettano. Ok. Christmas now. Ed eccoci giunti nella chiesa parrocchiale Santissimi Pietro e Paolo. Accanto a me c'è il signor Rossi, intanto molto piacere che ci accompagna in giro oggi in questa giornata. Senta, volevo chiedere intanto due parole su questa chiesa parrocchiale, perché so che oltre che a tenerci molto l'avete anche valorizzata recentemente. Sì, è stato, negli anni sono stati eseguiti tutti i lavori che erano necessari per arrivare a questo livello che insomma è visibile. È visibile, quindi veramente molto carina. Molto carina, e diciamo l'ultima cosa che è stata restaurata nella Cappella Lunga, è stato eseguito l'ultimo lavoro di restauro, quindi adesso è splendente. Senta, ci tenete molto ai vostri presepisti e al vostro presepe vivente. Tra l'altro, mi dicevano che hanno anche vinto un premio recentemente. Sì, due anni fa, in occasione dei 20 anni, è stato la Presidenza della Repubblica ha mandato un riconoscimento. Ma qui alle nostre spalle c'è anche un altro bellissimo presepe di cui dobbiamo per forza parlare. Questa è una tradizione che io mi ricordo fin da bambino, ho sempre visto il presepe nella chiesa. E andiamo a incontrarli, dai, allora andiamo ad incontrarli insieme. I fratelli Basilio, ecco. Ho dato un attimo la schiena, adesso però mi giro di qua perché ve li voglio presentare, i fratelli Basilio. Nome? Renzo e Leone. Molto piacere. Intanto vi faccio i complimenti, ma ve li facciamo veramente tutti, perché è molto bello, tutto meccanizzato, tutto realizzato a mano, una passione. Cerchiamo di fare del nostro meglio, a quello che siamo abituati. Insomma, tanti anni, sono 45 lavoro. Anni, forse più. Prima eravamo nella Cappella Lunga, poi ci siamo trasferiti e anche un po' ingranditi, insomma. Per quel che sappiamo fare, ecco. Io sono affascinato dai presepi, perché uno arriva qua davanti e dice ah, che bello, ma dietro c'è un lavoro, tutte parti meccaniche, tutti i personaggi che si muovono. Quanto tempo ci mettete anche solo a reinstallarlo? Diciamo installarlo andremo sui 15 giorni, dai 13 ai 15 giorni, ecco, perché poi ci sono sempre quelle statuine che magari hanno dei problemi con le cinghie, con i motori, guida trafica. Ovviamente ci hanno dato una mano anche gli altri, perché c'è il tavolo da mettere giù, insomma questo è il vostro modo per fare a tutti tanti auguri di Buon Natale. Sì, insomma. Teniamo la tradizione, teniamo, ecco. È un po' particolare, perché diciamo è un po' sul moderno, anche le facce sono diverse un po' da quelle del presepe tradizionale. Cioè non sono sempre quelle diciamo di gesso, quelle fatte bene, ecco, diciamo tra parentesi. Anche perché va tutto a mano con lo scalpello. Ecco, sono fatte col coltello, con lo scalpello. Bravi, ecco. Vi faccio i complimenti, assolutamente. E allora per tutti quanti voi che ci state seguendo, naturalmente dopo aver visto il presepe vivente, per forza bisogna entrare anche nella parrocchiale per dare un'occhiata a questo di presepe. Adesso però per noi è il momento di salutare Castelnuovo Scrivia, gli appuntamenti ve li abbiamo dati, rimanete però ancora un attimo lì, giusto un attimo di pubblicità e poi la nostra puntata continua e ci sposteremo a Vigevano per scoprire anche lì che stanno combinando per questo Natale 2017. Grazie a tutti, buone feste, arrivederci. Salve.
Carissimi, ben ritrovati, la nostra puntata tutta dedicata al Natale continua, ci siamo spostati a Vigevano per raccontarvi anche che aria tira da queste parti, un'aria che di questo periodo è pervasa da profumo di zucchero, di sorrisi e di tanto buon umore. Ben ritrovati. Vigevano si anima la festa, perché dove c'è pista di pattinaggio c'è musica e c'è tanto colore, ma anche tante cose buone da assaggiare. Guarda qui, abbiamo le nostre amiche che si chiamano Maria Rosa, Maria Paola, del Mica Male. Mica Male. Cosa offrite ai commensali? Allora, ai commensali noi offriamo la micca pavese, questa qua, con il salame d'oca ducale vigevanese, senza maiale, praticamente solo salame d'oca puro. Mi sei molto autoctona. Certo, faccio la salumiera per forza. Mi sembra giusto, brava, che meraviglia qui. Ma andiamo avanti, perché a tutto questo ben di Dio bisogna accompagnare qualcosa, qua giustamente si vende. Facciamo un saluto alla signora che si chiama... Rossella. Rossella, che c'ha il vin brûlé. Hai preso il vin brûlé? Buonissimo. Brava, lo sapevo io. Brava. E vieni con me ancora, che qua ci sono altri due amici, anche loro molto tradizionali. Come vi chiamate? Marco, Davide. Marco e Davide. Allora, mamma che profumo. Che, vieni, che hai preparato? Polenta da passeggio. Polenta con crema di zola, con i funghi porcini e il cinghiale. È proprio uno street food. Tutto di passeggio, calda, da portare a casa, da sport. Guarda, la facciamo proprio al momento, istantaneamente. La macchietta bella calda. Dai, va lì, che meraviglia, la versiamo dentro e voilà. Ma tu sei un genio. Calda, e mettiamo dentro il cinghiale e via. Guarda qua. Vabbè, senti, già che l'hai fatta pare brutto. No, pare brutto. Oh, guarda qua che meraviglia. Ecco qua. E tu di a me questo mi piace del Natale. Tutto questo, manca solo una coperta, un lettino. Sapete che cosa ci sta benissimo anche con questo per fare la scarpetta? Il pane di Natale. C'è un mio amico qua a Vigevano che lo fa come non lo fa nessuno. Adesso vi faccio vedere. Prima però mangio. Perché io, per quel che riguarda i dolci di Natale, ecco, mi affido solo al mio amico il fornaio Luca. Ciao caro. Ciao carissimo. Come stai? Tutto bene? Bene, bene, grazie. Sono venuto a trovarti perché stiamo preparando questo speciale di Natale e non è che può mancare un dolce tipico della tradizione. Io e te ne abbiamo fatte tante negli anni. A voglia. Panettoni, dolci particolari. Dolci particolari, sì. Cosa hai pensato per questo Natale 2017? Ma guarda, per questo Natale ho pensato un qualcosa che non sia il panettone, perché ho detto vabbè, il panettone lo fanno tutti, facciamo qualcosa un po' di diverso. E ho pensato un po' a un pane natalizio da presentare, diciamo da proporre per il Natale, per il pranzo di Natale. Bravo. Donne, carta e penna. E scrivete. Scrivete, che adesso ci spostiamo in laboratorio e andiamo a farlo insieme. Andiamo. Ingredienti. Ingredienti, guarda, semplicissimi. Come vedi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 con l'acqua. Quindi abbiamo la farina di segale, farina di grano tenero,
strutto, sale, lievito e acqua. Tutto qua? Tutto qua. Procedimento? Procedimento, andremo a impastare tutti i nostri ingredienti, ovviamente non mettendo mai il sale a contatto con il lievito, perché sennò il lievito andrebbe a mangiare il sale andrebbe a mangiare il lievito, quindi no, poi il pane non lieviterebbe. Consiglio, questa cosa consiglio mettiamo molto da parte. Questo consiglio è molto importante: quando fate il pane in casa, il lievito mai a contatto con il sale. Si inizia sempre il nostro impasto, a metà impasto andremo ad aggiungere il lievito. Ok, perfetto. Okay? Quindi facciamo il nostro impasto, lo faremo riposare poi in 10 minuti, un quarto d'ora, e poi niente, lo andiamo a formare. Una volta formato si fa ancora lievitare per una mezz'oretta, e poi inforniamo. Perfetto, allora facciamo così: intanto che te lavori, sì. Ecco, e poi ci sono anche tutte le formine natalizie, perché poi sì, quello è il sì, bello, è bello. Io vado a mangiarti qualcosa di là. Okay, ciao. Perfetto. Bene, adesso siamo quasi a metà impasto e aggiungiamo il lievito. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Ok, benissimo, adesso il nostro impasto è pronto, lo faremo riposare un quarto d'ora, 20 minuti prima di andarlo a formare. To spend Christmas on Christmas Island. How'd you like to spend a holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up late like the islanders do? Wait for Santa to sail in with your presents in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island, never stray for every day your Christmas dreams come. 40 minuti di cottura a 205 gradi. Bene. Oh, ma Riccardo, adesso dov'è che andate? Eccolo qui il nostro pane di Natale, guardate che bello, tutti decorati, vedo tutti che belli, ne hai preparati belli. Parecchi, però questo non me lo fa assaggiare. No. Perché? Perché mi serve. A cosa? Perché ho un corso. Un corso? Sì, di panificazione in Academy School. Academy School, cos'è? Academy School è un centro di formazione che si trova qua a Vigevano, dove facciamo dei corsi di panificazione, di pasticceria, cucina, cake design, corsi per sommelier o avvicinamento ai vini, diciamo tra virgolette. È aperto un po' a tutti, quindi agli amatori della buona cucina. Chi collabora con me sono tutti docenti, quindi professionisti del territorio che hanno locali sul nostro territorio pavese. E niente, veniteci a trovare. Bravo, un altro bel modo di unire i nostri prodotti del territorio e di soprattutto insegnare anche la cultura, certo, che ci sta dietro. Molto bene, calendario 2018 per gli appuntamenti dove lo troviamo? Calendario 2018 per gli appuntamenti lo troverete sulla nostra pagina Facebook o sul nostro sito academyschool.info.
dove troverete quello che abbiamo fatto e quello che andremo a fare nel 2018. Bravi, sempre belle iniziative, un bel vulcano di idee. E per quel che riguarda voi, se volete portare sulle vostre tavole dei prodotti buoni e belli come questi, avete tre opzioni. Numero uno, dalla ricetta nostra provate a farlo, che sicuramente certo, ne vale la pena. Punto numero due, andate all'Academy a imparare come si fa. Punto numero tre, passate di qui, è già pronto. Venite da me, è già pronto, è più facile di così. Molto bene, grazie mille Luca, grazie, ti faccio tanti auguri veramente di buon Natale. Auguroni che giriamo anche a voi, come sempre, sarà la centesima volta che ve li faccio oggi, ma va bene così. E torniamo a Vigevano, perché c'è una casa molto particolare. Dai. Dove pare dentro sia pieno di elfi. No, così dicono. Aspettiamo. Benvenuti nella casa degli elfi, guarda qui che meraviglia, con chi parlo? Rosa, Rosa, sì, Rosa. Rosa. Allora Rosa, vieni qua con me, allora, certo, raccontami voi chi siete e cosa stiamo facendo qua oggi? Allora, noi siamo amici elfi e praticamente facciamo divertire, ma non solo, ci divertiamo anche noi, i bambini. Eccoci qua. Vedo che avete organizzato un bel po' di attività, c'è chi si ascolta delle favole, c'è chi invece lavora, prepara dei lavoretti, perché poi è Natale, è bello anche fare qualcosa per i genitori con le proprie mani. Assolutissimamente, assolutissimamente sì, infatti si divertono anche i genitori tra l'altro. Ho notato. Vi presento anche il resto dello staff, qui abbiamo... Elfo Lina, poi c'è... Elfo Sergio. Elfo Fausto. Elfo Dispettoso. Ah, niente meno, hai capito. Poi c'è... Mago Merlino. Poi? Elfo Piccolino. Poi c'è? Elfo Ambrosio. Poi c'è un'intrusa, come ti chiami? Greta. Che carina che sei. E allora, insieme a tutti questi amici, volevamo per forza passare da queste parti, perché volevamo farvi vedere quante piccole cose si possono fare, insomma, pensando a Natale. Perché poi questo è un momento particolare, adesso chiedo anche a te, insomma, ridendo e scherzando, però è bello vedere tanti bambini, e soprattutto vederli qua, sì, che giocano, toccano, montano, disfano, vero? La casa è libera, nel senso che è gratuita, i bambini entrano e si trovano una casa a loro dimensione. Quest'anno c'è lo spazio giochi libero, i laboratori che li abbiamo suddivisi un po' per età, in modo tale che tutti possano stare insieme, e la parte dedicata invece alla casa di Babbo Natale, dove ci sono i segni del Natale. Ecco. Quello che noi chiediamo a chi viene a trovarci è di portare un regalo a loro volta da donare a bambini. Di là c'è il nostro armadio che comincia a avere i segni dei passaggi dei bambini. Tenete conto che in 3 giorni sono passati 600 bambini. 600 bambini! 600. Ascolta, ma fino a quando siete qua? Noi siamo oggi, domani, 23 e 24. Il 23, 40 bambini dormiranno in castello, e faremo la notte degli elfi, quindi i bambini la cena, fanno la cena, dormiranno qua, faremo delle attività riservate alla notte di Natale, e l'indomani invece la casa donerà dei regali, quindi bravi, dalle 11 alle 3 distribuiremo regali a chi bravi, viene. Bravi. E allora siete ancora in tempo, per forza dovete passare di qua, assolutamente, bravi, molto bene, sei divertita? Sì. Bene, allora dillo anche ai tuoi amici, venite a trovarmi che qua ci si diverte. Va bene, allora noi possiamo salutarvi, cari nostri amici elfi. Curiosiamo un po' intorno, ciao. Poi state lì perché c'è una favola che ci aspetta, una filastrocca tutta da ascoltare. Buon Natale! Manca poco a Natale e il bosco incantato è tutto agitato. È arrivata Romina, la renna birichina, che nasconde i gessetti a gnomi e folletti, intenti a disegnare i biglietti di Natale, da legare ai pacchi regali e sulla slitta da caricare. Sono disperati, gnomi e folletti, ma come si fa? Ma senza gessetti, niente biglietti. Ma tra poco è Natale e i doni ai bambini si devono portare. Si chiedono tutti, ma dove sarà finita Romina, la renna birichina? Vagava giuliva alla luce delle stelle, che a Natale sono sempre più belle, e sulla via delle stesse incontra ma tante fate belle e gli sussurran cantando una magia. Romina, Romina, ma sì, una brava rennina, e non fare più i dispetti, riporta i gessetti a gnomi e folletti per disegnare i biglietti da legare ai pacchetti,
da donare ai bambini grandi e piccini. È troppo bello lo spirito del Natale e non è ancora finita, perché devo salutare Vigevano per ritornare un attimo a Pavia, dove mi sta aspettando un gruppo di amici che ci tiene davvero tanto a farvi gli auguri. Until after three, everyone, we be all lit up like a Christmas tree. Oh, come on now, every Jane and Joe. Ma che bravi! Siamo tornati a Pavia perché c'era il coro universitario del Collegio Ghislieri che ci stava aspettando e hanno fatto questa bellissima esibizione, altre ne faranno, portando veramente questa gioia natalizia a tutti quanti. Ci dici due parole sul vostro coro? Sì, Ghislieri è un centro molto conosciuto per la musica corale e una parte della nostra attività, oltre all'attività concertistica internazionale, è lavorare con gli studenti. Con gli studenti, per cui io stesso, alcuni miei collaboratori, alcuni colleghi del gruppo che lavorano con questo coro meraviglioso di studenti e di amatori, e una volta l'anno, ma forse lo faremo anche di più, regaliamo questi momenti di musica in giro per la città, come usa tantissimo in Europa ma un po' meno qui da noi, e trovo che la cosa più bella sia portare la musica dappertutto, anche in condizioni climatiche un po' complicate come questi giorni, per le strade, anche nelle periferie, non solo nelle sale da concerto, e soprattutto comunque anche il valore di una amatorialità e di un'attività studentesca ma fatta con cura e con vero lavoro sulla musica, che è la cosa più importante. Bravi, veramente complimenti, ci avete, come a me, tutte le persone che si sono fermate qua in piazza, veramente ci avete lasciati di stucco. Era veramente un'occasione splendida per salutarci, per salutare, per concludere la nostra puntata di oggi, questo speciale di Natale, e mi raccomando, noi vi facciamo tanti tanti auguri. Oggi abbiamo visto tanti bambini sorridenti, felici in giro per le strade. Il nostro augurio migliore è quello di poter vedere i bambini davvero così felici e sorridenti in tutto il mondo. Ci vediamo nel 2018 con la nostra nuova edizione di Dillo in Tour. Che ci resta da dire a tutti quanti? Niente, soltanto buon Natale! Ciao! Christmas is here.